non è la prima volta per Mauro Bellugi a San Patrignano. Che effetto le fa ritornare e come ha trovato la comunità? Beh, ho ritrovato una comunità di ragazzi straordinari e ho ritrovato anche degli amici che ho visto addirittura nell'84, come Osvaldo Petris, con cui ho giocato a calcio qui a San Patrignano, e quindi mi ha fatto un gran piacere. Ero ritornato anche altre volte però già io qua e mi fa sempre piacere venire qua. Che nesso c'è fra i valori dello sport, il fair play, il lavoro di gruppo, la squadra e anche un po' la filosofia di San Patrignano, la filosofia della comunità? Beh, certo che deve essere così. Io dal calcio ho avuto molto, mi ha insegnato un sacco di cose, soprattutto a vivere in un gruppo, a rispettare chi vive con te, a non arrivare mai tardi, che non è uno scherzo, ma quando uno sta abituato a farti aspettare, subito mi fa innervosire, però chiaramente giocando in una squadra, essendo in un gruppo, quando c'è un orario bisogna essere tutti lì. Cioè, poi un insegnamento di vita, un'educazione diversa, e non lo puoi fare il prepotente, anche perché c'è sempre qualcuno che ti mette a posto. Quindi io questa lezione che ho avuto dal settore giovanile dell'Inter, dal calcio, me la sono portata dietro tutta la vita. Vuole mandare un saluto ai ragazzi di San Patrignano? È un augurio? Ma io li saluto sempre, anche quando vado nelle mie televisioni, li saluto sempre. Vi voglio bene, un grande saluto e un grazie alla Letizia soprattutto e anche a Osvaldo Petris, che ormai siamo fratelli, e lui. Grazie. Prego, prego.